Cristo sia con tutti voi. Attraverso questa Santa Messa, questa comunità di Magisano rinnova il suo voto alla Madonna del Rosario, perché nel suo amore materno continui a intercedere su questa comunità. In questa domenica è dedicata alla Divina Misericordia. Questa domenica si chiama anche In Albis, cioè forse cioè ormai non parlandone più, non esempici più questa realtà del catecumenato degli adulti, quindi non si capisce che in passato coloro che venivano battezzati nella notte di Pasqua, nella veglia di Pasqua, partecipavano oggi per la prima volta alla Santa Messa in albis, cioè in bianco, con la veste bianca. Questo è il significato appunto della Domenica in albis. Benvenuto Tommaso, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Nel nome del Signore andiamo in pace. Grazie a Dio.